Franice. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. E allora abbiamo iniziato il nostro percorso in amministrazione. Ringrazio qui gli assessori che sono presenti, ringrazio Luca che si sta impegnando a 360 gradi, e la dimostrazione del suo grande impegno a 360 gradi è che dopo aver sistemato tutto il problema scuole, trasporti scolastici, posizionamento delle classi, eccetera, che sa solo lui l'impegno che gli ha procurato, ha rivolto la sua attenzione su qualcosa che ci coinvolge ovviamente tutti quanti, no? Parlare della storia di Predappio, e ha colto l'occasione, partendo da questa vecchia, dico vecchia perché ormai è datata, prima edizione dell'antica città di Predappio, per studiare qualcosa di nuovo, qualcosa da proporre, da condividere prima di tutto con la cittadinanza, con chi è interessato, e questo è un progetto che chiaramente noi abbiamo subito abbracciato, perché vogliamo cercare di fare qualcosa di nuovo e di diverso da quello che si è fatto finora. E Luca ha ben chiaro in testa più o meno, però ha ben chiaro in testa, però vuole assolutamente avere un confronto con tutti quelli che possono portare anche un piccolo mattoncino, no, nella costruzione di questo progetto. E io quindi, ringraziandovi di nuovo della presenza, lascio la parola a lui, che vi illustrerà sicuramente meglio di me tutto quanto. Grazie. Allora, parto con un ringraziamento a Aurelio, che è arrivato in questo momento, Moschi laggiù in fondo, perché non so se era una provocazione quella che mi lanciò una sera di qualche mese fa su questo libro, sul libro della storia di l'antica storia di Predappio, ma io l'ho colta al volo e lo ringrazio, e siamo qui un attimo a discutere se ci può essere un secondo volume, e se ha senso farlo e se può essere interessante, e soprattutto per chi. E quindi ringrazio innanzitutto tutti voi, e noi più o meno da 3 mesi, adesso mi hai anticipato e ti ringrazio, stiamo lavorando secondo me molto per il nostro comune, e non sapevo se ci fosse stato Roberto, no, però il ringraziamento a Roberto assolutamente c'è, perché quando abbiamo qualche proposta non abbiamo mai un muro, ma una persona che ci aiuta e ci consiglia. E su questo discorso dei consigli mi voglio legare anche al mio ruolo. In questo caso sono qui come assessore alla cultura, e qualcuno mi ha fatto in questi mesi la puntualizzazione se fossi la persona più adatta per questo. Di sicuro non sono la persona più colta in storia, più colta in letteratura, più colta in danza o altre cose, però penso che il mio ruolo qui sia quello di stimolare la cultura, e quindi quella di proporre, e come dicevo che Roberto ci dà molti consigli, anche io vengo qui a chiedere consigli a chi sicuramente su ogni argomento ne sa più di me, e qui sicuramente già persone che qui ne sanno più di me di storia di Predappio ce ne sono, e questo ho molto piacere, e sono qui anche con umiltà a chiedere a voi consigli e aiuti, e sono qui un po' a fare da coordinatore di questo progetto, coordinatore un po' di quello che vogliamo fare di culturale a Predappio. E credo che con umiltà e ascoltando chi ne sa più di me in ogni argomento riusciremo a fare qualcosa di importante. Quindi anche questa sera io non sono qui assolutamente a insegnare niente a nessuno, sono qui per far cosa? Per cercare di capire se possiamo andare avanti con questo progetto. E come dicevo, tutto nasce da forse una provocazione, forse un consiglio di qualche mese fa di Aurelio, che mi disse: ma riprendete un attimo in mano il volume. E io questo volume me lo ricordavo a casa dei miei genitori, a casa della mia nonna,
e però mi ricordavo soprattutto la fattura, quindi come era rilegato, le stampe in oro. Di sicuro mi ricordavo alcune fotografie interne, perché c'erano delle fotografie aeree di Fredappio, e all'epoca droni ce n'erano un pochino meno, quindi infatti all'inizio si ringrazia anche gli elicotteristi di Forlì per le loro foto, però non mi ricordavo il contenuto. Andando poi a rileggere, alla luce di tante cose che abbiamo fatto e anche di alcuni consigli che ho seguito, in effetti il contenuto è un po' particolare di questo volume, e qualcuno potrebbe criticarmi in questo momento se dico che poteva essere fatto diversamente, ma già che sia stato fatto è un buon passo, perché ci permette, se non ci fosse stato questo non ci sarebbe stato probabilmente questa serata, e questo ci permette un attimo di discuterne insieme. E il volume è stato fatto nel 1990 è stato pubblicato, probabilmente c'è stato un lavoro a monte di qualche anno. E questa sera qui, come avevo detto, ho invitato un po' tutti i cittadini, gli appassionati di storia. Sicuramente manca un po' di appassionati di storia che forse hanno visto come la presenza dell'amministrazione un ostacolo al fatto di essere qui, però li ricontatteremo, altre persone che avevamo in mente che non sono venute, per sentire magari anche qualche loro parere. Perché, come diceva Roberto, la storia di Fredappio è un po' la storia di tutti noi, e tutti quanti, se dobbiamo parlare della storia di Fredappio a persone che vengono dall'esterno, si ricade sempre sull'unico argomento, su Benito Mussolini. E parliamo però un attimo del primo argomento, perché qui di Mussolini assolutamente non se ne parla, e ci sono tutta una serie di persone che hanno collaborato a questo libro. E una cosa che già qualcuno mi accennava prima, il fatto della distribuzione del libro. Volevo prendere due parole perché ho sentito e mi sono un attimo informato. Non c'è dietro al libro il prezzo, quindi non è nato con un prezzo per essere venduto, però era stato fatto in quantità molto elevate le copie, e di sicuro sono state inizialmente vendute. E la prefazione, che è di Franco Levi, sindaco dell'epoca, dice che è comunque già nell'intenzione dell'amministrazione pubblicare in futuro un secondo volume, sempre intitolato Storia dell'antica città di Fredappio, finanziato con i proventi derivanti dalla vendita del presente libro, per poter completare la ricerca del periodo storico compreso fra il XV e il XX secolo. Quindi probabilmente erano intenzionati a venderlo e a ricavare diversi soldi da questo. Se sono stati ricavati, sicuramente sono stati spesi per qualcos'altro, non per un secondo volume. Questo però ci fa capire per chi era questo libro, e infatti sarà una domanda che ci faremo dopo, prima ne parlavamo un attimo: se il libro è destinato ai ragazzi che vogliono conoscere la storia di Fredappio. Mio figlio ha 13 anni, si dice: Babbo, qual è la storia di Fredappio? Proporgli questo libro, penso che alla seconda pagina o alla seconda riga si potrebbe fermare. Quindi questo non è certo indirizzato a ragazzi che vogliono imparare la storia di Fredappio, è indirizzato ai predappiesi? Non lo so. Ai turisti? Non credo proprio. Ai letterati e agli studiosi di storia? Forse neanche quello, perché parlando con qualcuno ci sono anche alcune imprecisioni, come ho parlato un attimo anche con Giancarlo, ci sono alcune imprecisioni, quindi non si capisce bene questo libro a chi è diretto. Di sicuro, se vogliamo fare un secondo volume, bisognerà capire bene a chi vogliamo far leggere questo volume, se lo vogliamo fare per i predappiesi, per i nostri giovani, per i turisti, oppure se vogliamo che sia un qualcosa di nicchia che resti per degli appassionati. E, ok, all'interno ci sono tutta una serie di ringraziamenti nelle prime pagine, che vanno da Spadolini al prefetto, la provincia, la comunità, e tutta una serie di sponsor. Anche il livello economico sarà un qualcosa di cui parlare. E, perché già mi sono un po' imbattuto in questi mesi, però è una cosa abbastanza risaputa: la cultura non sempre si ripaga.
perché ci sono delle rarissime e molto interessanti eccezioni che si potrebbero copiare, però molto spesso, soprattutto all'inizio, bisogna investire in cultura, pensare di trovare sempre dei volontari, pensare di fare un libro per poterlo vendere, poter guadagnare, è una cosa che inizialmente è un'utopia. Forse se una qualcosa fatto bene, col futuro potrà ripagarsi. E questo nella cultura, dico, per fortuna ci sono delle eccezioni, perché, però molto spesso è così. E di sicuro qui ci sono degli sponsor, e infatti quando parlavamo della distribuzione, poi non ho finito di dirlo, la maggior parte della distribuzione come è stata? È stata attraverso gli sponsor. Mi ricordo che a mia nonna è stata regalato dalla banca, dalla Cassa dei Risparmi, quindi chi aveva finanziato aveva fatto un po' scorta di questi libri, è stato ripagato con questi libri e li aveva poi donati. Molti altri però abbiamo avuto notizie che sono stati ammucchiati in qualche deposito che il tempo ha rovinato e poi sono stati, non so quanto sia vera questa informazione, no, ma me l'hanno detto in molti, sono stati proprio buttati via molti di questi volumi. E attualmente non so se ci sono in circolazione alcuni volumi, visto che ce n'è qualche copia in vendita su eBay, ma poche cose, quindi se qualcuno fosse interessato a questo libro non so neanche dove potrebbe reperirlo. Di sicuro in comune c'è una copia consultabile, però non più di una o due copie. E è interessante vedere che alcune persone che sono ringraziate qui comunque ancora ci sono, non sono più questa sera, ma potremmo anche... Botti di Leo aveva già i suoi anni. C'è Bulletti, c'è Perpignano Luigi, Giancarlo Valicelli, quindi un po' di persone qui ci sono. Bene, ho fatto per tutti. Ok. Ne aveva comunque. Volevo leggere velocemente la presentazione di Levi per far capire un po' a chi pensavano di indirizzare questo libro. Dice: nel presentare questo studio mi si è consentito attingere a ricordi personali, ero allora un bambino ma mi tornavano distintamente alla memoria alcuni usi popolari che sono poi andati mutando o sono addirittura caduti nell'oblio. Mi riferisco alle usanze dei vecchi cittadini di Predappio. Usavano essi d'inverno presso la fiamma di un grande camino ed estate, seduti sui sedili di pietra vicino alle case o negli spiazzi dei paesi o delle borgate, riunirsi per raccontarsi l'un l'altro gli avvenimenti della giornata. Dopo il lavoro nei campi faticosi o nelle vigne del contado, che vini che davano quelle vigne, discorrevano pianamente di argomenti comuni, si parlava di volta in volta della stagione propizia o al contrario sfavorevole, di affari personali laddove non mancava un accenno di passionalità propria, anche allora della gente di Romagna. Ma qualcuno, e questo mi è rimasto da allora costantemente impresso nella memoria, raccontava del tempo passato insaporendolo di aneddoti, di riferimenti a personaggi più o meno famosi e comunque tipici del luogo. Si riferiva inoltre ad usi oramai scomparsi, luoghi, castelli, rocche, conventi e badie. Tutto questo allora sembrava a me un favoleggiare, un raccontare di cose curiose quasi si attingesse ad un mito estraneo. Qualche anno più tardi, invece, mi potevo rendere conto che quella gente semplice e schietta tramandava oralmente testimonianze del passato più o meno remoto dei nostri luoghi, con rievocare use e costumanze oramai dimenticate, personaggi curiosi e poi torri, castelli, rocche e conventi dei quali era andata persa ogni traccia visibile. E qui continua a raccontare e dice che negli ultimi tempi è nato e si è sviluppato nelle coscienze dei cittadini di Predappio il desiderio, attraverso un'adeguata promozione, di conoscere la storia trascorsa del proprio territorio e i costumi passati della propria gente, cui attingono le tradizioni, le loro tradizioni. Proprio per soddisfare questi bisogni, l'amministrazione comunale ha inteso promuovere e licenziare il presente studio, ma le risorse economiche non sono adeguate al compito. L'esiguità dei fondi disponibili, infatti, non consente agli amministratori di finanziare una ricerca più approfondita della storia di Predappio, più recente fino ai giorni nostri. E qui c'è poi la parte finale che vi ho già detto, e dice: speriamo che con la vendita di questo libro si possano finanziare gli altri studi. E, ok, l'indice per far capire un po' di cosa parla questo libro. A parte i ringraziamenti iniziali, si vede da pagina 13 iniziano le osservazioni sugli statuti di Predappio che arrivano attraverso note, proposte di correzioni fino a pagina 260, quindi 230 pagine parlano degli statuti di Predappio, quasi con tutto il libro,
E poi ci sono 8 pagine sul monte di Predappio e la sua origine e altrettanto, poco di più, sulle dissertazioni di Luigi Raineri. E gli statuti, da chi sono stati scritti? Nelle ultime pagine si dice che è stato questo Resta Neri di Portico, è il notaio che redige, scrive i propri statuti. Non sto qui certo a parlare di statuti perché non sono la persona più adatta, però questi statuti qui vennero un po', non dico copiati, ma comunque sia, si prese spunto anche da altri statuti di altri comuni, di altre città nei dintorni, e quindi la data del 1383 che è impressa negli statuti che sono stati studiati fa però pensare che gli statuti risalgono addirittura a qualche anni precedenti, forse al 1200. E cosa c'è? La traduzione è stata fatta da questo Tebaldo Fabbri, morto pochi anni dopo. Lui è stato preside del liceo scientifico, del liceo classico. Sì. Dice, prima per qualche anno è stato quello dello scientifico e poi è stato famoso perché è stato... Più che altro era un grecista, lo conoscevo bene, ed era preside del liceo classico. Ok, e ho letto su internet di vari riconoscimenti e fece questo lavoro di traduzione. Parlando l'altro giorno con Giancarlo, vuoi dire Giancarlo quelle cose che metto su di me sulla traduzione, che ci sono alcune... Sì, cioè il libro... Cioè l'originale è questo, nel senso che quel libro lì è la traduzione di una pubblicazione del 41 che riporta appunto gli statuti in latino. Mi ero permesso di latino medievale, mi ero permesso di segnalare alcuni aspetti che personalmente non condividevo nel momento in cui i nomi latini venivano tradotti in italiano, cioè se Petra Appi, qui è scritto Petra Appi, secondo me andava citato in latino, eventualmente fra parentesi, nota di redazione, nota d'autore con la traduzione in italiano, perché già il fatto di tradurre in italiano i nomi latini già disquisiscono sul libro sul qual è il nome, però lui lo spiega molto bene quale fosse l'origine. Su quello non lo condivido tantissimo, perché non si traducono i nomi, insomma, secondo me, però questo è fatto da storico più che da divulgatore. Poi appunto è un po', come ti dicevo, è un libro spot perché è questo, cioè questa è una ricerca a livello nazionale degli statuti medievali fatti non solo per Predappio ma per altre città. Quindi è uno studio di Carlo Guido Morchi, lì è citato come ricercatore, come in realtà l'autore di questo libro, che è abbastanza raro da trovare, e quindi quando così chiacchieravamo in maniera informale, credo che sia un po' difficile trovare un seguito, perché è uno studio spot di una cosa che poi si è conclusa, ma di là che si possa andare avanti, 14, 15 secolo, qui arriva fino al 1450 come informazioni. Quindi poi lo riporta, dopo altre cose le hanno aggiunte, però mi sembrava un po' difficile trovare una continuazione, perché appunto è proprio uno studio particolare, non è la storia di Predappio. Esatto. Hanno preso gli statuti di un certo periodo, li hanno riportati qui in latino, poi tradotti in maniera egregia dal punto di vista della traduzione letteraria. Sulla nota del traduttore anche i nomi non lo condivido, ma questo, su questo si può disquisire, non so come dire. E quindi, come dicevi, assolutamente questi statuti sono stati fatti, scritti da Mor, e stavo guardando, avevo cercato qualche informazione su di lui, era difficile trovare anche perché, ad esempio, nella Treccani noi siamo diventati la valle del Rubi, proprio nella Treccani invece che Rami siamo diventati Rubi, quindi andare anche a ricercare quelli, poi dopo è stato anche complicato. E sugli statuti, come dicevo, si potrebbe parlare tantissimo e fare delle conferenze, probabilmente in quegli anni ci sono, anni fa ci sono anche state su quello. Di sicuro anche Mor scriveva che sulla nostra valle le informazioni storiche non sono così ampie come ce ne sono state in tante altre zone. Già solo le altre due valli, quindi la Valle del Vidente e del Montone, hanno molte più parti storiche rispetto alle nostre. Sarà che sia sempre stata un po' una terra di mezzo fra i vari poteri, potere papale, Ravenna, Firenze, e tutte le volte che qualcuno
ci conquistava, conquistava le nostre rocche, ovviamente si distruggevano e si ricostruivano e tutti i carteggi, tutti i vari documenti si andavano a perdere. E quindi siamo, sarà stata anche per la conformazione, non c'era nessuna strada che portava a Firenze o da qualche altra parte, siamo sempre stati una valle meno, diciamo anche meno importante, forse con meno documentazione rispetto, rispetto alle altre. E quindi anche Mordici comunque c'è stata sempre difficoltà per le mutazioni delle, delle circoscrizioni territoriali di questa zona, un po' quello, quello che ho detto, perché tutte le volte veniva sconvolta da vicissitudini. Cosa ci resta di questi statuti? Sicuramente c'è del materiale storico importante, c'è una base di partenza per la storia del nostro territorio. Li ho sentiti citare sempre da qualcuno, da qualche predecessore di Roberto, perché ci sono alcune, alcune voci che parlano del, del vino e del nostro Sangiovese, forse due punti, uno che dice che le vigne venivano sempre recintate, l'altro che non si poteva raccogliere il vino, l'uva prima di un certo periodo. E questa qui è stata una, uno studio, è stato un, era la prova che già all'epoca avevamo, eravamo ricchi di vigneti nei nostri territori, ricchi a tal punto da dover fare delle regole sulla raccolta, perché doveva essere comunque un prodotto pregiato il nostro, non si poteva raccogliere l'uva in qualsiasi momento. E quindi questo fa, è stata la parte più citata in questi anni, secondo me, degli statuti. Ci sono sicuramente delle nozioni di diritto pubblico e privato e alcune piccole curiosità che potrebbero tornare in un futuro, ad esempio ogni persona ogni anno doveva piantare due alberi, questi qui sono, erano magari precursori, magari fra qualche anno anche tutti noi potrebbe essere buona norma che avere questo obbligo di dover piantare due alberi a testa all'anno. E seconda parte, che seconda parte che comincia quasi in fondo al libro, parla del monte e dell'origine di Predappio. Lo studio è quello di Zangheri, che è quello del famoso del ricovero di Forlì, dico famoso del ricovero perché comunque lui nasce come naturalista, scrittore, ma poi nel dopoguerra prende la direzione del ricovero di Forlì, che oggi è il suo nome, e lì fa un gran lavoro perché riesce comunque a trasformare quel giardino che aveva lì in un gran erbolario, riesce a piantare un sacco di piante, a portare avanti i suoi studi, e in più lo Zangheri diviene un'eccellenza, dentro c'erano sale da ballo, da biliardo, quindi è stato un gran precursore anche lui. Nel suo tempo libero gli piaceva studiare anche la geologia e anche della nostra valle, e tanto che fece proprio questo trattato, queste piccole poche pagine, però sul monte di Predappio e sulla sua origine. Quindi lui parte addirittura dall'era quaternaria, ternaria, per portare avanti i suoi studi, e non sono studi, diciamo, scientifici, perché comunque sia lui era abbastanza autodidatta, però fece della sua vita completamente, studiò la geologia e la natura per la sua vita per un sacco di tempo. E questo ci fa capire che, quindi, anche collegandomi a prima, questo volume qui è un po' un collage, si parte dagli statuti e poi si parte addirittura qualcuno che studia l'era quaternaria, quindi probabilmente questa parte era meglio forse metterla prima. E per farvi capire questa qui, adesso il proiettore potrebbe essere migliore, sindaco, abbiamo bisogno di un proiettore migliore, e si vede che nella sua cartina Predappio viene riportato proprio in questo punto, questo è dove lui pensava che ci fosse il mare, e questo dove pensavo che ci fosse la terra, ci fosse stato la terra. Da lì qui nasce anche tutto quello, cosa sei andato a fare oggi, Roberto? Lo spungone, quindi la pietra, da queste sue teorie risale poi allo spungone. Oggi, proprio pochi minuti fa, Roberto era a Bertinoro perché c'è un progetto sullo spungone che parte da Bertinoro. Diciamo che questa qui è una vena di pietra che parte probabilmente dal Faentino e arriva fino a Cesena, ma adesso la stanno un po' valorizzando da Castrocaro a Bertinoro per motivazioni turistiche anche, e proprio oggi Roberto era a questa conferenza stampa a Bertinoro, in presentazione. Cos'è lo spungone? È quel
arenali di calcare, come c'è lì nella foto, che riportano degli strati fossili, e questo fa capire come queste pietre facevano una volta parte del, diciamo, del mare, comunque delle aree sommerse. E quando qualcuno me lo chiedeva, io dico sempre, quando con mio nonno andavo al cimitero, i gradoni del cimitero, per salire al cimitero, guardavano sempre le conchiglie, che si vedevano i segni delle conchiglie. Quindi quella è la pietra, questo spungone. E da lì qui sarà una leggenda, sarà un po' la realtà, però il nostro vino si parla che è il nostro Sangiovese particolare, perché queste rocce hanno delle caratteristiche che ne favoriscono le proprietà del Sangiovese. E quindi dal di qui Zangheri parla anche di questo spungone. Terza parte, la dissertazione di Luigi. Nel libro c'è scritto Luigi Ranieri, ma in realtà è Raineri, che parla del Salto, quindi del castello del Salto, e per cercare di dimostrare che vi era un tempio dedicato a Giove e Giunone, e da lì parte per capire anche, per capire un attimo anche la storia di questo tempio. Questo qui è un saggio del 1804, e quindi anche qui c'è una, è stato scritto nel 1804 per raccontare qualcosa di precedente. Parla del castello di Villa Salta, che anche qui ho preso qualche informazione, che si erge nell'attuale località di Castellaro di Villa Salta, ed era ricordato anche come castello di Salto. Se ne parla già del 1180-1300, attualmente il castello sorgeva nei pressi di una casa colonica che prende il nome di Castellaro, su uno sperone roccioso sul torrente Trivella. Non ne rimangono tracce a causa dei lavori agricoli che ne hanno disperse le poche tracce rimaste. Queste qui sono informazioni che ho trovato, diciamo, sul Salto. Di sicuro si trova anche dei documenti molto vecchi di questo. È diviso in tre parti. In tre parti resta diviso il presente lavoro. Nella prima tratta il nostro autore dell'esistenza di un antico tempio di Giove, di Giunone, nel bosco di Salto, distretto della città di Forlì. Nella seconda passa ad esaminare a quale popolazione dovesse un tempo appartenere, e nella terza poi ragiona circa l'epoca della fondazione e della distruzione del tempio. Questo è quello di cui parla un po' Luigi Ranieri nella terza parte. Un po' questo è il libro, questo volume della storia dell'antica città di Predappio. Altra cosa che non ho detto, però sfogliando, magari l'ho accennato prima, è ricco di foto, alcune anche aeree, che per l'epoca non era facile comunque reperire per noi, però sono comunque anche queste inserite in posizioni senza senso, possiamo dire. Ogni tanto ci sono queste foto sulle varie vedute di Predappio. E quindi il libro si compone principalmente di questo. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo primo libro prima di passare al prossimo? Ok, magari vi coinvolgo. E quindi tutto nasce da una domanda: se ha senso questo secondo volume? Per me sì. Vedo già un sì e un no. Dopo ho piacere, Franco, se mi sai che te. Se... Per me sì, perché conoscendo la storia di una città ne rispetti il futuro. Conoscendo il passato sa la direzione che devi prendere per il futuro. Questo è il mio modo di pensare, forse sarà antiquato, forse sarà sbagliato, ma se conosci le origini rispetti il futuro. Io ho conosciuto solo questo. Franco, posso? Ma io nulla da eccepire sul principio esposto ora da Massimo. Nessuno può mai contestare una simile considerazione. Soprattutto uno storico come te. Quindi è un'affermazione giusta, concreta, pur nella sua retorica. E resto perplesso invece per un altro motivo, sono per il no. Per quale motivo? Se vogliamo procedere, per carità, scrivere un libro sulla storia di una comunità è sempre una cosa utile. Però faccio due considerazioni. La prima è relativa alle fonti storiche. Fonte storica relativa al periodo che va dal XV secolo fino, metterei, alla fine del Settecento, perché poi dal Settecento in poi le fonti aumentano, l'ha testimoniato anche Giancarlo nel suo ultimo libro, quando io
collaboravo alla redazione di questo libro, scorrendo i testi mi rendevo conto che c'era una grande ricchezza di documentazione storica reperibile sul territorio. Ma per quel periodo invece precedente, fonti storiche qui sul territorio non ce ne sono. Le uniche sono l'archivio di Stato di Firenze, ma c'è da fare una ricerca su diverse fonti, su diversi archivi. Qualche cosa si trova a Ravenna, molto si trova, ma va cercato con cautela e soprattutto bisogna avere le autorizzazioni per accedere all'archivio segreto Vaticano. Queste sono quindi una difficoltà operativa a reperire delle fonti, ma non illudiamoci di trovare chissà quale fonti. Sicuramente la maggiore fonte è l'archivio di Stato di Firenze, per quanto riguarda il Principato Medice, che conserva soprattutto tutta la parte relativa alle strade, l'esazione e via dicendo, che è poi quella tematica che tu hai esposto relativo agli statuti. Lo statuto cos'è? È una cosa che statuisce regola, quindi come si deve vivere una comunità. Negli statuti di Predappio, al pari degli statuti di qualunque città dal nord al sud, si trova la regola del focatico, del baliatico, del maggese, quindi tutte le regole dell'agricoltura, come le regole anche che in un certo senso consentivano di stipulare atti privati oppure di regolare la vita pubblica. Quindi scarsità di fonti. Rischiamo cioè di raccontare una storia magari costruita più sulla fonte orale che non sul documento storico. Altra considerazione. Ribadendo che è sempre utile avere un libro che va e parla della storia di una comunità, io mi permetto di dire, scusate la mia schiettezza, che questo è un libro che non tiene conto che dal 1990 ad oggi sono successe tante cose. È cambiato il sistema scolastico, è cambiato il sistema dei contenuti di insegnamento della storia, è cambiata, da un piaccia o non piaccia, da un punto di vista sociale, antropologico, la società, soprattutto i giovani, e cambieranno ancora di più quelli che vengono. È cambiato il modo di raccontare la storia. Si rischia di fare che cosa? Un libro ottimo magari anche, come il precedente, che però mi risulta ampiamente invenduto, giace tuttora in molti depositi, più di uno, e che è più il libro che andava di moda fino agli anni Ottanta, tipico di una società di studi patri, di una società di patri, sì. Per esempio la Toscana è piena, in una città magari ci sono 3-4 associazioni che fanno studi di storia locale. Quindi è quasi un vizio nazionale, no? Anche giusto, anche... però rischiamo di fare una pubblicazione ristretta al pubblico, un pubblico molto ridotto. Ora secondo me, questa è la mia convinzione, sia quando per 40 anni ho lavorato al Ministero dei Beni Culturali, sia ancora di più oggi, che se facciamo un'operazione culturale deve avere una ricaduta sociale. E mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa, che il libro bello che abbia solo il valore intrinseco culturale non serve a niente, perché deve avere un ritorno economico. Deve avere, quindi, il prodotto culturale deve avere una ricaduta sociale, perché informa, fa conoscere, ma deve avere anche un ritorno economico. È sotto gli occhi di tutti che proprio se non c'è il ritorno economico, gli sponsor oggi non sono più quelli del 1990, è cambiata anche la sponsorizzazione. Quindi chi sponsorizza vuole un ritorno economico, o che sia un restauro, o che sia un leader, o che sia una manifestazione. Ultima considerazione, scusate se sono un po' lungo, io credo che però questo libro è una bella iniziativa, però un po' estemporanea, nel senso che si fa un libro senza, e non lo dico per carità con presunzione e supponenza, anche per l'affetto che porto alla giunta che finalmente, e all'amministrazione comunale che finalmente ha conseguito il suo risultato a Predappio, bisogna prima stabilire che modello culturale questa amministrazione vuole perseguire. Ecco. E questo mi sembra importante, perché la cultura deve stare nella qualità, e se vogliamo fare memoria di Predappio, e la memoria soprattutto la vogliamo fare per i giovani,
per mio figlio, per i miei nipoti, per quelli che verranno, noi dobbiamo stare sull'attualità. E io non ho alcuna remora a dire che piaccia o non piaccia, la storia di Predappio è molto interessante dall'Ottocento ai nostri giorni, importantissima, e che piaccia o non piaccia, il fulcro essenziale della storia di Predappio, quella che poi muove il turismo e lo deve muovere di più, quello che può muovere tante altre iniziative, è il periodo a cavallo tra le due guerre. Io credo che prima bisogna stabilire qual è il modello culturale che l'amministrazione vuole perseguire. Poi si può fare anche un altro libro in continuazione di quello che tu hai illustrato, però qual è l'effetto che sortiamo? È un po' l'impressione che ci rifugiamo in una memoria molto passata, di cui poi non esiste. C'è un passo che tu hai letto del sindaco Levi, che mi è piaciuto, dove lui ricorda che già quel libro nasceva fatto di documentazione oggettiva, gli statuti, e fatto di fonte orale, storia orale, del camino, della stalla, che poi più o meno è una delle cose comuni a tutti. Ecco, rischiamo di fare un secondo volume, pregevole, ma ci rifugiamo in una memoria molto remota, evitando, e questo potrebbe essere anche interpretato da molti, evitando la memoria più contemporanea, ma la memoria contemporanea va dall'inizio dell'Ottocento fino ai nostri giorni e va coltivata. Grazie. Cioè, io credo che il progetto normale abbia, cioè, tenga un po' il conto di questo. Però che qui parliamo di un volume 1, gioco forza, parlare di tale morta, se vogliamo, anche se ci sono meno documentazioni, meno oggettività. E gioco forza bisognerà che magari il volume terzo possa parlare di una contemporaneità. Però ecco, io la intendo questo come una serie di libri, non magari solo uno. Poi il modello culturale, non ho capito cosa deve, qual è il modello culturale che deve adottare un'amministrazione, cioè, non lo so, forse un po' ignorante lì. Il modello culturale sta nelle finalità, che erano quelle del libro, cioè a chi lo vogliamo vendere il libro. No, non solo, non è solo le finalità di un progetto culturale, è fatto dall'editoria, è fatto dalla promozione turistica, è fatto dalla valorizzazione del patrimonio urbanistico. Predappio c'è, cioè, il più grande patrimonio urbanistico e architettonico di valore, uno dei maggiori nel mondo. Io penso al rapporto fra nazionalismo e modernismo. Ci sono guide incomplete che, per esempio, su Predappio pochi non citano nemmeno Villa Castelli, la villa che entusiasmò Le Corbusier, che lui stesso ha dichiarato di aver copiato. Potrei portare tanti esempi. Il progetto culturale è fatto anche di enogastronomia, perché se io vado a recuperare fonti, posso recuperare addirittura fonti che mi raccontano come si mangiava a Predappio, e potrei per esempio fare delle iniziative sul livello turistico con gli operatori della ristorazione di Predappio, perché Predappio ha anche delle sue peculiarità che gli consentono di staccarsi dal contesto romagnolo generale. Questo è il modello culturale. Il modello culturale è ma questo primo volume, che è stato fatto da un'amministrazione ovviamente di sinistra, che modello culturale? Ma questo sarebbe? Io non lo so, io non, è un libro, chiedo per farmi vedere. Questo era il mio giudizio è questo: fu un'opera, una realizzazione episodica importante, perché apriva un capitolo sulla storia più remota di Predappio. Non ha avuto continuazione, la verità è questa, un po' perché ci fu delle difficoltà economiche, ma anche perché si accorsero che c'era una mancanza di fonti accessibili sul territorio. Sì, su quello io non faccio riferimento, anzi, se mi permettete, io faccio anche un'affermazione molto più massimalista, e dico che nessuno finora ha avuto un modello culturale in questa città. Nessuno ha avuto un modello culturale completo. Questo è il punto. Io posso scusare, perché non è per polemizzare assolutamente, ci mancherebbe altro, non mi permetto neanche, però voglio dire quello che penso io. Loro ci hanno provato, hanno fatto una cosa, penso che non volessero fare un qualcosa che non funzionasse, che non avesse successo, pensavano di fare una cosa che potesse avere successo, non l'ha avuto, hanno sbagliato. Se noi oggi facessimo una cosa, a prescindere che possa essere
apprezzata da una parte e magari meno apprezzata da altre, però facessimo qualcosa anche di nuovo. Se ha successo siamo stati bravi, se non ha successo fa la fine di questo libro qui. Questo vuol dire, cioè, secondo me bisogna provarci. È la mia idea e finisco. E secondo me, prima di capire se vale la pena affrontare una cosa davvero impegnativa, perché d'altronde sulla mancanza di fonti non ci piove sopra, quello è davvero un lavoro quasi impossibile, bisognerebbe capire quale deve essere questo secondo volume, perché poi alla fine ce lo dobbiamo inventare noi. Quindi può essere la continuazione di una raccolta senza senso di statuti, che questo arriva al 1450, partiamo paradossalmente dal 1451, arriviamo al 1800, gliene mettiamo altri, un tomo così di statuti, non lo legge nessuno, fa schifo, perché io me lo sono messo a leggere l'altro giorno, è inaffrontabile, però è anche vero che se invece riuscissimo a trovare fonti, sicuramente impossibile, per carità, però se riuscissimo a trovare fonti che non sono statuti, ma sono anche solamente aneddoti o storia del castello, della casa, del potente di turno, che ripartono da un 1200, 1100, 1300, si può rifare un altro tipo di volume, dove racconta veramente una storia che a noi è completamente sconosciuta. Poi, a chi è diretto, io penso comunque che un'amministrazione non debba avere assolutamente alcun ritorno economico, se c'è tanto meglio, ma un'amministrazione, un comune, soprattutto come Pardappio, che rimane comunque l'importanza storica ovviamente del nostro paese, debba fare divulgazione culturale anche. Poi se ha anche successo e piace, tanto meglio, se rimane dentro quattro librerie, nella scuola elementare, nella scuola, e ne dà via 50 copie, la cassa di risparmio, 50 copie di Credito Romagnolo, credo comunque che valga la pena provare ad affrontare il lavoro. Poi non è proprio vero che non ci sia niente di storia. Bisogna andare a spulciare, però si trova. Io l'ho fatto perché me l'aveva chiesto Andrea di da loro, l'ho fatto, e qualcosa si trova. Gli assedi, le guerre, non avevo mai saputo che un Visconti, Filippo Maria, venne qui per un assedio, aveva degli uomini, quindi non è vero che non si trovi niente, volendo si trova. Quel che non si trova è nel 600, quello è vero. Io volevo dire, cioè, volevo capire una cosa: il modello culturale di quell'amministrazione era parlare dell'antica città di Predappio, cioè Predappio Alta. Così non parlavamo di Predappio Nuova, mi sembra di capire, giusto? Allora, rifacendomi a quello che diceva il signor D'Emilio, secondo me questo secondo volume, per essere interessante, essere venduto, essere comunque interessante per chi arriva qui e vuole sapere tutta la storia, perché comunque abbiamo anche Predappio Alta, che è un gran bel paesino medievale, ha la sua bella storia da raccontare ed è l'inizio di tutto, ok? Quindi si potrebbe fare un solo volume, perché questo è uno sforzo molto grosso che voi andrete a fare, e credo che l'energia, insomma, debba essere poi ripartita in tantissime altre cose. Quindi si potrebbe fare un secondo volume, questa volta moderno, diviso in due, dove tu racconti la storia di Predappio Alta e poi in un secondo pezzo del libro racconti la storia di Predappio Nuova, in modo che chi arriva in un solo volume, che si può comprare, lo trova all'ufficio del turismo, lo trova nei negozi che abbiamo, lo trova con chi lo trova giù a, perché ci interesserete con l'editore di farlo trovare anche giù a Forlì, a Faenza, da tutte le parti d'Italia, lo spero, anche a Roma, però ha tutto in un solo volume, la storia dall'inizio di questo paese fino alla fine, è alto così, non è, cioè, punto, è alto così. Questo poi verrà deciso che cosa è importante metterci e cosa no, però a livello storico è tutto insieme, però è anche tutto diviso, che quando arrivi qua ti rendi conto che effettivamente non esisteva. La maggior parte della gente che arriva qua, e quando gli faccio la passeggiata culturale, non sanno, ti ricordi, non sanno che Predappio Nuova non esisteva, pensano che dove viviamo noi qui,
Sì, è stato sempre così, no? Che dopo la guerra ha buttato giù le case, allora poi dopo le... Quindi questo è importante anche capire come ragiona la gente, ma questa è gente di Forlì, non lo sa. Allora, raccontare che prima c'è stato questo pezzo di storia, che arriva fino a un certo punto, poi causa terremoto, causa vi voglio fare il mito del mio nome, bla 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 bla, ovvio, nasce Predappio Nuova, che veniva già visitata perché i genitori di Mussolini, quindi ancora prima che si fosse messa la prima cosa, la prima mattone di Santa Rosa, già la gente veniva e passava per la via sterrata senza, per andare a trovare i genitori di Mussolini. Da lì nasce questo discorso del paese del mito, però andrebbe raccontato proprio dall'A alla Z. Prima di parlare anche di Predappio Nuova, viene parlare. Sì, ma in due distinti. Sì, parte, cioè, però non farei un secondo, un terzo, non ce la facciamo. È antieconomico. Una persona spende 20 euro in un libro e si legge tutto. Non è che può spendere 15 euro una volta, 15 euro un'altra. E poi qual è la verità? 50.000 lire. Eh sì, ma poi qual è? Ovviamente c'era arrivata, sarebbero 25 euro di oro. Però quello voglio dire che. Poi scusate, economicamente parlando, a chi interessa comprare il libro, il secondo volume che parla di Predappio Alta? In realtà noi poi raccontiamo Predappio Alta, perché giusto, però in questo modo, mettendolo insieme, ci sarà anche il progetto culturale di far rivivere anche questo paesino, che secondo me la gente arriva qua e se non ci va, ce ne vanno ben pochi di quelli che arrivano qua. Perché non ci glielo raccontiamo noi, non sanno neanche che c'è. Questo è quello che penso io, poi dopo insomma, non lo so, allora forse potrebbe funzionare. Io mi collego un attimo a quello che ha detto Emilio, perché in realtà facendo i ragionamenti, non dico che mi avvicinavo anche alla situazione, però di sicuro quando facevo le domande sul fatto se fosse economico o no fare un libro, quello potrebbero anche darci un super budget di 10.000 euro e fare tante copie, ma poi se non le compra nessuno tutto il lavoro è stato inutile. E l'altra cosa è anche a chi vogliamo far leggere questo libro, se lo vogliamo far leggere ai nostri figli oppure a un turista, perché poi il target può essere anche diverso: al turista che ci siano stati gli Ordelaffi o qualcun altro, magari interessa un pochino meno e interessa di più la storia più recente. Quando andavo a pensare, io qui ho anche ipotizzato direttamente di fare un terzo volume mentre provavo a ragionare, perché probabilmente il terzo volume sarà quello più interessante da studiare, un volume fatto dal comune di Predappio sul periodo fra le due guerre. Quello lì potrebbe essere veramente una cosa, non dico da lanciarsi coltelli, però una cosa veramente interessante, se fosse veramente fatto dal comune di Predappio, perché sarebbe un po' mettere un timbro sulla storia in cui, che molto spesso viene rinnegata o si ha vergogna di raccontarla. Però l'altra cosa di cui volevo parlare era anche la modalità con cui fare un'opera del genere, la modalità cronologica. Pensavo un secondo volume in cui fare magari il primo capitolo del XV secolo, il secondo del XVI, andare avanti così. Da quello che ho intuito io sembra veramente una cosa quasi impossibile, e allora le mie idee erano che si potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso per un secondo volume, una modalità territoriale. E un po' mi sto un po' qualche idea è già venuta: a raccontare la storia di Predappio Alta, magari del castello di Fiumana, ci sono vari studi già fatti, una rocca, la rocca delle Camminate, quindi non seguire un qualcosa di veramente cronologico ma di più territoriale, per andare poi a togliersi quelle, a prendere quelle informazioni magari anche su Tontola o altre realtà che spesso vengono bistrattate dalla nostra storia. Un'altra modalità che invece sarebbe molto più moderna e forse più vendibile, ricollegandomi sempre a un'altra modalità che ho messo, era quella religiosa: studi sulle varie chiese che sono già stati fatti, quindi la chiesa di Sant'Antonio, San Cassiano, Sant'Agostino, tutti in un libro. Mentre invece c'è una modalità più moderna forse, e mi ricollego anche qui sempre a qualcosa che aveva detto
franco, più vendibile. Non so se avete presente quei libri fatti sui personaggi, raccontare la storia di Predappio attraverso i personaggi. Quindi fare ad esempio la storia antica della città di Predappio, non un secondo volume, ma i personaggi. E quindi avere, non so, tre pagine dedicate a Mussolini, sì, ma tre pagine dedicate magari a Donna Rachele, a Donna Zoli, ma anche tantissimi altri personaggi, lasciatemi dire anche minori di Predappio, che però hanno vissuto Predappio e attraverso le loro testimonianze raccontano qualcosa. Tre pagine su Padre Vittorino, a cui si ricollega poi la chiesa di Sant'Antonio, il fascio che è ancora in cima alla chiesa, oppure, ma tanti altri personaggi che abbiamo a Predappio, da Ivano Nicolucci per raccontare comunque Predappio Alta, e trovare una modalità diversa per raccontare, per superare quell'ostacolo che in tanti avete detto, quello delle fonti e di quel periodo difficile da poter raccontare. Questa potrebbe essere forse una modalità più semplice, più economica, ma che potrebbe coinvolgere di più i predappiesi anche nella realizzazione. Perché se in un'opera è realizzata da 50 predappiesi, perché ognuno deve costruire qualcosa su un personaggio, si riesce ad avere poi un riscontro maggiore sul, e mi ricordo adesso non so quanti ne messi qui, sì, Mastro Lupo, tantissime altre persone che possono realizzare, raccontare la storia di Predappio attraverso le loro esperienze. Potrebbero essere due progetti, uno è per territorio e uno è per personaggi. Li affronti il Novecento, però ovvio che non si capisce cosa, non si capisce l'Ottocento cosa c'era qui. Questo è tutto. Potremmo anche fare il nostro a me questo nome mi piaceva, perché comunque sia un nome che ha avuto il brand, non è male, storia dell'antica città di Predappio, come, sì, però non è detto che dobbiamo per forza fare il secondo volume, il terzo volume, si possono mettere anche di altri sottotitoli e fare qualcosa di completamente diverso e lasciare la storia vera e propria come è stata raccontata a qualcos'altro, fare totalmente una collana diversa, perché io ripeto, anche l'idea è quella di avere un volume che si può portare veramente nelle nostre scuole, per dire Predappio, guardate, in questo volume qui, che sono 50 pagine, fatto per voi ragazzi, per studiare la storia di Predappio, sapere com'era, perché si chiamava Dovia, perché queste informazioni qui, a me ad esempio a scuola me ne raccontava qualche professore appassionato del territorio, adesso non è più così che il professore di storia è quello che abita a Predappio, che è appassionato, che ti dice da dove deriva il nome Predappio, perché se non te lo dice un professore appassionato, lo senti dire, da dove deriva il nome Predappio o Dovia o cosa è successo, lo senti per sentito dire, diciamo. Qualcos'altro? Quindi mi pare che sia saltato fuori più che fare il secondo numero, anche perché se vuoi fare il 2 devi metterci una copertina costosa come quella. Sì, risparmiamo. Quindi già fare così è un... Io penso che sia meglio fare tanti piccoli libricini veloci, ma specifici, magari qualcuno anche pesante, diciamo. Una cosa che a me è molto piaciuta è sapere la storia della Chiesa della Maestà, con tutta la sua storia, che è tutta unica. Sono andato alla festa di San Martinino e sono trovato due cose che mi hanno lasciato interdetto. Uno, portano in giro la Madonna del Fuoco. Cosa c'entra la Madonna del Fuoco con la benedizione dei campi? Il fuoco c'è anche se... Là in campagna, a Predappio se prende fuoco una casa può prendere fuoco un paese, là in campagna se prende fuoco un pagliaio, bruci un pagliaio e basta. Seconda cosa, per benedire i campi hanno utilizzato un remo di quercia. La quercia è l'albero sacro dei druidi, dei galli, e qui c'erano i galli. È collegato, il tuo discorso non è collegato.
la chiesina di San Martinino è privata, è stata fatta da dei privati ed è di proprietà privata. La chiesa no. Il vescovado non c'è. No, credo sia privata oggi. No, sempre stata. È stata fatta nel 1400 da 18 famiglie, così mi hanno detto. E non è mai stata. La chiesina della Maestà è stata fatta da privati. Diciamo che se ci fosse qualcosa, probabilmente ci sono anche delle, qualcosa anche su quello si può trovare, però se ci fosse qualcosa ma, ben chiaro. Facciamo un discorso, un'altra cosa strana, le tre grosse feste della vecchia predata, nessuno era chiesa parrocchiale. San Martinino era privato, San Demetrio era privato, la chiesa della Maestà non è parrocchiale. In tutti i paesi la festa parrocchiale, la patrona si festeggia, qui a Predacchio non si festeggiava la chiesa, né San Cassiano che era la parrocchia, né la Madonna che è la parrocchia di Predacchio. Comunque secondo me dopo il discorso che ha fatto D'Emilio, cosa volete dire? Sì, sicuramente c'è da fare un discorso un po' ad ampio respiro, non se vogliamo pensare a un qualcosa da non fare. Un libro, ma una serie di libri. A un ragionamento più ampio, come una dicevo. Una guida, esatto, una guida, o anche non solo. Si possono fare anche una serie di guide, una guida per i ragazzi di Predacchio, una guida per il turista, una guida. Quando te parlavi di guida, Franco, intendevi per il turista o per il turista? No, non c'è. Io non voglio limitare, per carità, l'iniziativa che ripeto. No, assolutamente. Io faccio un discorso, io valuto l'opportunità, perché fare una cosa del genere è un investimento. Quindi non prescindo da questo, andiamo a investire, però come anche tu hai ribadito, potremmo anche trovare, bello se esistessero ancora, uno sponsor che tamburo battente ci copre e dopo ci ritroviamo in mano. Il prodotto, perché sì, siamo stati coperti nelle spese, ma non possiamo trarne una fonte di reddito magari da riciclare e da reinvestire in un'altra attività culturale, perché si spezzerebbe il cerchio dell'iniziativa culturale dell'amministrazione. E quindi io credo che sicuramente Predacchio ha bisogno di una guida, non dico immane, ma abbastanza completa, non troppo sintetica, ma seria, che parli e rappresenti bene il paese storicamente, nel suo patrimonio urbanistico, nella sua storia, perché io turista, io mi metto nelle vesti di un turista. Io quando vado in un posto che non conosco, non mi vergogno di dirlo, la prima cosa che cerco è di avere un'infarinatura di dove mi reggo. Io la prima volta che andai, che so, in un paese molveno, e su un la cosa che mi colpì, e lo confesso, andai a vedere l'antica segheria del Cinquecento. Nemmeno andare a vedere subito il borgo, che è bellissimo. Un po' sollecitato, perché mio figlio era piccolo, dice, papà, andiamo a vedere questa segheria che va acqua, che funziona tuttora, tutto 24 ore funziona incessantemente. E andai a vedere, ma io stesso ero sollecitato a vedere questa segheria ad acqua tuttora funzionante, che è una delle poche esistenti ormai nell'Europa. Lo confesso, e io in un posto mi cerco uno strumento agile, immediato, che mi porto in tasca, perché questi sono gli strumenti cartacei che ancora oggi servono nonostante sia tutto digitale. Questo serve. E a Predacchio una cosa così agile, esaustiva, che non tutti i turisti sono colti, e soprattutto di colto palato. Una volta si è fatto il libro, si può fare un'estrazione dal libro e fare anche questo. Quindi, l'estrazione, però il libro dovrebbe essere forse assolutamente poi magari il turista che vuole informazioni maggiori, poi dopo dovrebbe poter vedere una bellissima libreria tra cui si fa una guida, però avere un bel libro anche la gente, diciamo così, che te lo porti a casa, se lo fai vedere alla gente, soltanto lo puoi regalare, lo sai che c'è, te lo porti dietro, ti vuole la guidina. Sì, ma dopo también lo stai anche la guidina, e quello è l'ultimo problema. Il problema è fare quel libro lì, corposo, con tutte le informazioni, che non c'è. Anche qui lo dico, oramai l'ho già detto anche altre volte, c'è anche collegata a questa guida che come idea
a me piace, ci sarebbe anche il rifare l'audioguida, che non so se avete ascoltato. Ci sono alcune informazioni. Uno, la gente non sa che ci sono le audioguide, e quindi anche perché normalmente quando arriva dove sono le audioguide ha già finito il suo percorso di predato, se arriva in comune il turista. E poi sono molto scarne, nel senso che tolgono quella piccola curiosità di ognuna delle nostre opere d'arte, perché possiamo chiamare opera d'arte veramente tantissime cose per predappio, da un'informazione più o meno dai 20 ai 30 secondi, cose veramente brevissime, giusto cos'è? Ti lascio finire il discorso, ma questo si ricollega all'idea che io ho suggerito al comune di predappio, al presidente dell'amministrazione, più di 5 anni fa, quando chiedevo di poter fornire dei QR code da inserire nelle vignette, che poi dopo è stato boicottato madornalmente, con un percorso. Ti trovi di fronte all'edificio X. Questo edificio è stato progettato dall'architetto X e Y. A destra ti trovi l'edificio, in modo che uno col suo telefonino taxi fa l'audioguida. Ma sai che l'hanno fatto? No? Sì, l'hanno fatto, ma io ho avuto l'idea 4 anni prima. E diciamo che adesso funziona così: nei vari cartelli che ci sono per predappio ci sono quei QR code, quei codici a barre quadrati, passando sopra. Esatto, tengono e non lo sanno, io non so dove, ti giuro. Ok, però considera che adesso... 2 settimane fa lo chiedi a lei, ma... Il lavoro che si farà, ci sarà un grosso lavoro che non potrà essere fatto in 2 giorni, però guardando anche il turista come arriva a Predappio, il turista la prima cosa che fa è cerca la casa natale, punto, e parte dalla casa natale, e se alla casa natale, alla mostra vanno anche 100 persone in un weekend, perché alcune giornate sono anche piene, a parte poi delle mostre potremmo parlarne in altra sede, però una volta che va lì il turista poi non passa ad esempio Santa Rosa. Stiamo facendo un grosso sforzo per tenere aperta Santa Rosa e in un weekend ci vanno 4 persone, cioè 4, ma quando dico 4 dico 4. Ma in ogni sede si riferimento alla sede televisiva, un percorso, delle guide, qualcosa. C'è in pratica qualche cartina sul museo urbano, quindi tutto il nostro paese. Una domenica mattina in comune all'ufficio del turismo non è entrata una persona, ve lo posso, 2 settimane fa, non è entrata una persona. Ok, quindi queste sono cose, ragazzi, siamo alla fine di agosto, la domenica mattina, io sono stata dentro a chiacchierare con la ragazza che era dentro, sono uscita, sono rientrata, sono andata a fare delle cose, sono rientrata per andarla a prendere, per portarla a casa. Lei mi ha detto, sono stata qua, non sono sempre stata lì, alle 10, tra le 10 e le 11 non è entrato nessuno, nel tempo che lei è stata lì fino a luna non è entrato nessuno. E tu sei sbagliato il posto, dove hai fatto? Tu sei turismo. Certo. Però non si può, ragazzi. Di cosa interessa le persone, qui ho detto che poche persone del paese sono coinvolte, quindi forse interessa veramente questo ai cittadini oppure no. Quindi lo sforzo maggiore è fare sull'interessare le persone. Coinvolgere le persone, perché ad esempio io c'è l'ufficio in comune, non so cosa neanche, è andato qui da 56 anni, quindi forse è dato il posto in comune, quindi bisogna riprogettare tutto, a prescindere dal titolo, perché vedo che le persone siano qui, se forse non c'è interesse, quindi bisogna creare prima l'interesse, una volta che abbiamo interesse creiamo poi la realtà, ma non ci facciamo un libro secondo, terzo, quarto, se poi le persone non sono interessate, quindi io farei uno sforzo nell'interessare le persone della popolazione, poi due mezzi con il numero che è un tutt'uno, perché altrimenti l'interesse rimane una nicchia, lo compriamo in 10 e finisce lì, quindi se è o no, vedo che c'è poco interesse, dispiace che non c'è nessuno, parliamo con il paese di Predappio, anch'io ho entrato stasera alla riunione, ma sono andato avanti, non lo sapevo, quindi magari uno sforzo maggiore nella comunicazione, e quello è importante, se poi il paese non partecipa, qual è il senso di favorirlo? Quanti turisti sono venuti quest'anno? Non lo so, bisogna ricordare i dati. Sono calati. Quindi tu aumenti i libri e diminuisci i turisti, aumenti i magazzini dei libri. Quindi bisogna capire la logica. Per me è più importante creare interesse, vedere un'aula vuota,
in una regione così sul paese è mancata, vuol dire che qualcosa è mancato. Poi dopo, una volta che l'aula è piena, ragioni su cosa fare, affinché rimane vuota, siamo 10-15 persone. So. Comunque questo qui era un incontro per ragionare di queste cose. No, io non sapevo che l'incontro, passando più avanti, e due, c'è una riunione, ma in realtà non c'era quasi nessuna parte, io non lo sapevo. E infatti non so appunto dal piano. Quindi tanti non lo sapevano. Quindi tanti sui social c'è da settimane. Ok, ma sui social. Va bene. No, ci sta come critica positiva, pertanto. Sì. E quindi da una serata come questa già sono uscite secondo me tantissime cose e di sicuro il assolutamente Sabrina. Un'altra cosa, un altro argomento che potrebbe essere sempre un libro è il discorso della memoria, che insomma io rompo sempre le scatole su questo, scusatemi, sono un po' ripetitiva, rompo le scatole, cioè abbiamo ancora degli anziani qua a Predappio che ci possono raccontare in parte. Qualcuno l'ha già fatto, anche Massimo, non sono l'unica, quindi non mi voglio ergere, ho fatto una piccola cosa, Massimo ha fatto più cose, Piero Valpiani ha fatto delle altre, adesso non lo vedo più dove è andato, se ci sono altre persone, benvengano, ci uniamo anche nel progetto. Cioè, il discorso della memoria è chi è ancora vivo ci può raccontare le cose in prima persona, prima che queste memorie scompaiono del tutto, poi non le avremo più. Sarebbe bello, sarebbe da e sarebbe da sì, e sarebbe da coinvolgere, come dice Romolo, in prima persona i cittadini, cioè nel mio piccolissimissimo Predappio Rinasce, quando ho fatto le interviste, una delle interviste è stata fatta dalla figlia di da tua figlia Laura o da Matteo Versari, che sono andati dai nonni e hanno fatto un'intervista ai loro nonni su cosa voleva dire essere giovani a Predappio ai tempi del Duce, perché tanto è questa, l'età è quella, quando andavano a scuola com'era, cosa sentivano, cioè tutti i loro ricordi del periodo 30, anni 30, anni 40. Secondo me anche questo filone è un filone che fra un po' scompare. Sì, oh, vabbè, io l'ho portato, ma non mi voglio, io non sono da qua a ergervi. Sono tutte cose che butto lì, poi quello che è stato fatto, ci possiamo anche incontrare con chi ha guardato queste cose e metterle anche insieme, perché tu le hai fatte magari filmate. Sì. Io ho fatto un'intervista con la signora Trivella, tu lei, a Santa Lucia, scusami. A me piace proprio che il personaggio filmata, io l'ho che ha vissuto fatta la storia scritta. Col suo volto esprime esatto. I suoi sentimenti. Tu magari ne hai filmato io la Dina in la Dina l'ha fatto sì. No, gli hai fatto prendere una paura che mai guardava così ma quelle paura, sono dai. Quelle sono le cose che già stanno molto attenti perché gli anziani sì, fatti così sono ti becchi poi i figli e i parenti che ti impediscono poi di pubblicare quello che no. Perché non puoi andare insomma con la loro sono tutti stanchezza paesi. Noi abbiamo un posto che nessuno lo sa, chiaro che non ci va nessuno. Quel primo punto è per spostare quello lì. Io rimango affascinato dal fatto di poter comunque raccontare anche una storia diversa, al di là di quello che è quello dei ventenni, che comunque è fondamentale, importante ed è forse conosciuta, distorta, quello che volete. Però anche creare delle aspettative diverse, delle interessi diversi, la stessa chiesa di Sant'Agostino, che io ho 16 anni che vivo qui, 17 ormai, a Predappio e non ho ancora visitato, neanche Culver. Però c'è tutta una storia degli interessi che possono creare dei circuiti, delle tappe che il turista può visitare, al di là di quello che è la storia del ventennio. Che per carità siamo in mezzo a un museo, ben bene, però e poi da lì partire, ecco, questo mi piacerebbe molto, dare una connotazione anche storica diversa, partendo da quello che è la pre, ma di tutto il territorio, che va da Fiumana
fino a Tondo, Santa Marina. Anche perché mi permetto di dire, io sono fuorivese e non parlo. Anch'io sono fuorivese. Però se lei gira solo Piazzale della Vittoria e Viale della dove Stazione, diamo delle briscole che nemmeno ve ne accorgete. Esattamente, io sono, sono proprio. Se mi permetto, ma campanilistica la cosa, no, no, lo ammetto, però. Abbiamo Forlì e Predappio, ecco, dovrebbero, cioè sono due campi di prova dei più grandi architetti. Sì, questo sì, quindi cercare anche qualcos'altro può essere un discorso validissimo, può essere interessante. Perché in effetti per creare qualche cosa di diverso devi fare conoscere, senza escludere quello che c'è. Per esempio la casa azzurra sulla più alta, visibile, la casina azzurra la casina azzurra sì, manca i lavori, però sì. Come stessi predati non sappiamo molte cose, immagino che qua ci sono due fondamentali punti dove viene raccontato chiunque questa parte qui, su cui sia la più alta che predati, se non sono i punti uno deve inventarsi questa storia qui. Io guardo, ti dico un'altra cosa, no? Collegandomi a questo e ai punti, se uno vuole comprare uno dei libri su Predappio, Fiumana, adesso dico anche quello, sì, dico anche quello di Gatta, cioè riuscire a trovare i libri, questi libri, ad esempio Predappio, come quello che avete fatto voi, o uno ha la fortuna di chiedere ma all'ufficio turistico, ma ne avete uno da vendere? Ah sì, ne abbiamo uno da vendere. E allora lo vai a cercare, sennò veramente faticoso anche per l'altro trovare libri su Predappio, a meno che non siano magari in negozi di souvenir. Cioè trovare questi libri magari su Amazon si trovano e non li riusciamo a trovare nei nostri questo è abbastanza ma hanno detto ma è che ce n'è in comune qualcuna c'è, ci dovrebbe essere no, però realmente era anche nel percorso che si voleva creare, si parte e quella cosa della guida mi piace molto, in un primo punto di Predappio in cui ci può essere una guida che una persona segue, si conclude in un punto in cui se uno è rimasto interessato dalla storia di Predappio la può approfondire a casa sua attraverso libri, attraverso prodotti del territorio e riuscire a creare un percorso, perché sono sicuro che adesso mi riprendo questo qui di Giancarlo, che qui uno che arriva a Predappio non è che la prima cosa che fa è compra questo libro, dopo che magari ha visto la chiesa di Sant'Antonio, sapere come è stata costruita, perché, dove, quando, magari gli può interessare, dico questo, oppure magari può interessare qualche foto, qualche anche cartoline, che non esistono più cartoline di Predappio. Il libro di Tramonti, il libro di Visse Tramonti c'è. Cioè. Il libro di Tramonti. Quello forse è l'unico libro che parla di tutti gli edifici di Predappio abbastanza. Bene, adesso c'è anche quello di Gatta. Adesso c'è anche quello di Gatta. Io lo conosco bene quello di Tramonti. Ah, ok. C'è anche un po' un fascicolo adesso. Sì, no, per fatto così non è che te lo vuoi. Con le date. Cioè, Predappio è unico al mondo veramente, perché al di là di Forlì, che non è proprio esattissimo qui alla stazione, perché Predappio ha più cose del percorso architettonico, per esempio a Forlinga la stazione non c'è il modernismo che invece ha qui De Angeli. Cioè stiamo parlando di ville come Villa Roche, stiamo parlando di ville romane, cioè io quando ne ho parlato con il professor Muratore, che è un livello un po' interessante della sapienza, lui l'ha subito identificato come uno degli oggetti più belli, non c'è da nessuna parte, non nella guida, ma anche lì con poche informazioni. È quella che adesso è l'opera. Sì, che si può visitare, cioè, è un'opera straordinaria, sì, sì. Capito? Cioè a livello europeo non abbiamo di che vergognarsi di niente, nel senso, perché è a livello della Villa Roche che tutti vanno a vedere a Parigi, e invece ce l'abbiamo qui, perché dall'eclettismo al modernismo fuori non ce l'ha. Cioè che cazzo ne dica, fuori si ferma al razionalismo. Non ha il modernismo, però così, compreso i caproni, sono un po'. Quindi è un percorso che si è accompagnato, io quando faccio le visite guidate, perché ogni tanto mi coinvolgono, cioè è poco capito questo aspetto qui, però ha questa cosa che per me l'ha valorizzata in assoluto, cioè io ho i miei studenti, non insegno più, ma li ho portati, però
perché pensare non sarà come te. No, ma dico anche Carlo De Maria, per quanto non siamo d'accordo su tante altre cose, ha riconosciuto che, cioè, l'architettura e certe cose vanno studiate in un rapporto temporale, perché ripeto, la Casa del Fascio non c'entra niente con l'asilo e con, no, la, è città, e con il mercato. Città di fondazione, forse no, sono pezzi di razionalismo. Sono due cose diverse. Infatti, la prima situazione prima di Mussolini, questo magari andrebbe ci fa delle feste domani, magari il 30 agosto. Esatto. Non vergo niente, nel senso della casa. E dico, io l'ho studiata, è una cosa che non fa riferimento tra noi, però quando ci ho parlato me l'ha riconosciuto, cioè Ferrati ha tantissimo di Roma. Quando vieni con questi due professori di Roma nel 2015, cioè l'asilo, cioè riconobbero Roma subito, che è una cosa che io non avevo mai sentito valorizzata da nessuno, ma è un professionista, cioè Tristan di Fausto, che diceva lui, c'è un libro fatto nel 1935, c'è una giornata di studi, perché è un straordinario architetto, però in Italia c'è rimasto poco di lui, per dare un... Poi dopo lo mandarono. Scusate, no, no, lui viene da, lui ha lavorato nel Dodecanese, era dipendente dello Stato, quindi lui prendeva uno stipendio, non era un architetto come noi che non aveva il problema degli incassi, di insolvente, lui era un dipendente ed era nel Dodecanese. Il barone Paolo Luci De Carlo, sì, lo prese, lo coinvolse, in due anni l'ha messo qui, lui velocissimamente progettato e poi è andato in Tripolitania. Quindi in Italia di Florestano di Fausto abbiamo pochissimi edifici, sono a Roma e basta, la centrale del latte di Pescara l'hanno demolita e tra l'altro sono rimasto originale. Cioè l'asilo Santa Rosa è un GF straordinario, è vincolato come un monumento nazionale, cioè assume quella era fuori, non è vincolato, farvi capire, perché alcune cose sono così evidenti che non si bisogna vincolarle. Così Santa Rosa è un monumento nazionale riconosciuto, quindi quando lo fai visitare, al di là di qualche cosa che può essere stridente, ma a me sono ottime cose. E io quella cosa lì me l'immagino, cioè piuttosto che vedere degli insegni di non so che, immagino una mappa 4x3 con indicato tutto, il mercato, nessuno va a vedere il macello, cioè il macello è guardate questa che lui sta dicendo, è lo stesso, il prossimo anno ricorre il secolo di fondazione della Garbatella di Roma, un rione di 150, un quartiere di 158.000 abitanti. Alla Garbatella di Roma nel 1920, quindi molto prima dell'ascesa del fascismo, viene istituito con una legge di uno Stato di Giolitti un istituto autonomo, case popolari, e si comincia a costruire un nuovo quartiere da zero che sia moderno sul piano urbanistico, sul piano dei servizi. A Predappio hanno copiato il modello, il modulo abitativo della Garbatella di Roma. Lo hanno poi interpretato sul piano urbanistico, sul piano architettonico in un modo diverso, anche perché c'è da fare i conti con la natura del territorio, e Giancarlo l'ha descritto bene quando spiega perché il nuovo paese si è sviluppato lungo la via maestra e non diversamente come erano i progetti iniziali. Ma per esempio questo aspetto nella storia di Predappio, che Predappio è la trasposizione della città giardino della Garbatella di Roma, che a sua volta viene copiato dal modello inglese della fine Ottocento, quindi non è interamente una ideazione. Il fascismo, il regime, il ventennio, come lo vogliamo chiamare, porta avanti quel processo che era iniziato prima. Ecco. Cioè, qui siamo nel quartiere giardino. Questo è un quartiere giardino, ma di fatto. Io adesso che venivo. Per esempio, io quando nessuna casa delle recinzioni. Cioè, Predappio è esattamente una città giardino compiuta. Sono tutti edifici, multifamiglia, non c'è nessuna villa. Le ville che volevano essere fatte nel viale principale sono state spostate dietro, quelli di Moschi che è fatta dietro la palestra, sono tutti plurifamiliari, già questa è un'anomalia. Nessun edificio è recintato. Avevano dei campi dietro, perché ci coltivavano. Solo recintata la scuola, poi all'asilo lo fecero nel 35, però è una tipologia particolare. E dico, noi studiamo, andiamo, io sono andato anche a Stoccarda a studiare il Weisenhof, che è il quartiere dove studiavo le tipologie edilizie da proporre, poi lasci stare fascismo, cioè una ricerca che c'era già dai primi del Novecento. Questo quartiere qui
compro questi anni in Fausto, ha sette tipologie abitative studiate, però noi nei libri studiamo, Villare studiamo, devo andare a Stoccarda, poi scopre che a Predappio la stessa identica cosa è stata fatta esattamente in tutte queste casette qui, che hanno tutte tipologie diverse, perché cercavano di capire quale fosse la più economica, la più funzionale, con i vari target qualitativi. Quindi c'è la casa bottega che andiamo lì, perché è quella che era lì, che sono tutte le planimetrie, c'è tutto in questa roba qui, poi c'è quella con i golf, quella con i garage, quella senza i garage sul fronte, cioè sono studi, indipendentemente dall'aspetto politico, gli architetti, i miei colleghi del tempo, studiamo indipendentemente da che si possa avere. C'è antisismica. L'antisismica, la casa Becker, uno dei primissimi edifici costruiti in Italia tra Riccio, con dei pilastri del 25 centimetri per 25 centimetri, io ho fatto i conti che così facendo loro hanno potuto usare 12 metri quadri in più per appartamento rispetto ai muri da 60, perché l'antisismica allora dopo Messina fu un disastro. Quindi capisci che nel 25 uno dei primissimi edifici in Italia costruito in cemento armato a casa Becker. Infatti quando l'hanno ampliato l'ha fatto una crepa. Tra l'altro con dei ferri del 24, il 24 si usano per il ponte Morandi. Siamo andati oltre. No, però le hanno sopraelevate tutte perché erano tralicciate in cemento armato, perché la legge poi indipendentemente dal governo era molto severa. Qui gli edifici sono tutti fatti molto bene. E secondo me questa cosa lì, lo dicevo informalmente, cioè è da valorizzare perché sì, per quanto sia, la gente. Non sempre la gente dalla casa natale non gli importa neanche, perché non è un fatto che uno può andare. E poi quello del cartello quando entri, enorme, grande, che spiega, ragazzi, dai tempi ormai di, non so, cioè, diciamo, diciamo. E ripeto, non, alcune cose non erano corrette, mi sono permesso di dirlo, ma l'entrata nel castello della Rocca delle Caminate c'è un gran cartellone espositivo. Sì, ma lì nella, appena arrivi nell'ultimo corvone, lì c'è per uno spiazzo proprio lì, vedete un 4x3, sono 20 edifici. Poi c'è il QR code, ma non sai quanti ne hai fatti, capito? Non sai quanti sono in. Poi una cosa, quando uno va alla casa Becker dice quelle sono le case Becker pagate dal da Becker. Becker. Sì, lasciate fare quello che ha fatto. È la prima casa che aveva le fognature private, l'unica con tutti gli impianti fognari, c'è la casa di una volta si andava nel giardino, sono tutte le fosse settiche divise per abitazione. Quindi c'è una, cioè, per esempio, lo sapete, aveva anche l'impianto di depurazione, c'è ancora, cioè uno dei primissimi paesi in Italia con l'impianto di depurazione, quindi scaricava acqua pulita nel fiume. Il primo in Emilia Romagna. Ma non è perché qui è nato qualcuno di particolare, perché la ricerca a livello nazionale era così, cioè sono andato l'altro giorno a Bolsena, le scuole sono state fatte in quel periodo, cioè quindi non è che è stato bravo qualcuno o non bravo, sono dei fatti. E la tecnologia poi si utilizzava, qui ci sono delle cose, il primo edificio in cemento armato, il primo ponte è del 1906, Roma in cemento armato, quindi 25 case traliccio. Io quando ho trovato le piante sono rimasto basito perché il coraggio, insomma, anche proprio di tutto sperimentazione. Tanto di depurazione, tutto di caduta, sì, senza una pompa di sollevamento. Ci si è messo una lista a farlo perché con gli strotti di caduta andava in tutti i depositi delle frazioni, senza una pompa di sollevamento. No, sono per dire, gli impianti, ho trovato i progetti degli impianti di pesa del macello, che sono originali con tutte le bilance. Cioè, sono cose che a me affascinano, insomma, poi vedere qui vicino, però il macello non c'è nessuno, anche il mercato non è un altro mercato. Ovvio che sei architetto tu, quindi ovvio che sei molto affascinato. No, però io dico, di tutte le cose che ha raccontato, ci sono delle cose da estrapolare, ovvio che gli addetti ai lavori, ma delle cose da estrapolare, non bisogna saltare neanche un avvocato di quello che sei. Ma come la racconta rimane estasiato. Sì, assolutamente. No, però c'è perché lo diceva perché lo dico un po' da sempre, da più di 15 anni anche di più, perché ci sono volte, io capisco l'intervento del signore che non conosco, cioè il predapiede ce l'ha sempre davanti agli occhi, cioè ripeto, io avevo una casa per il cuore, quindi quante volte sarà passata di qui con mia mano, con 500, però finché non sono arrivato col professor Muratore che davanti a Santa Rosa, questo è Roma,
E quando me, ma vedi l'altana, vedi il ferro, vedi l'inferiate, io ad esempio, per quanto fosse laureato a Firenze, eccetera, io queste cose non le avevo colte. Però ci i terrazzini, sì, da sotto. Cioè il terrazzino tondo, vai a Garbatello, è uguale, cioè non è che qui è successo qualcosa di particolare. Uno sguardo in più rispetto alla media, sì. Certo. Ma, sì, ma non credo che non... ce n'è da fare per tanti, poi ci sono delle ragioni. Quindi noi andava in piazza. Cioè, è chiaro che per da Pisa, nel senso, chi è tutti i giorni da davanti a casa Becker, lui non sa perché ci sono le rondine e i terrazzini. Ma lo spieghi e dice, poi ci sono le rondine e i terrazzini, infatti l'ho detto, avete il cinema, i tempi non sono pezzi, scordate, metteli nel risalto colombiano, sono un pezzo straordinario le rondine. Che le rondine sono, visto che Becker un armatore, aveva le navi a Messina, fondatore di Messina Calcio, non scherziamo, ah. E lui aveva abitato a Torino, una casa bellissima, e lui era appunto armatore e Florestano di Fausto fece aggiungere a progetto compiuto, che si incazzava anche perché era una spesa non da ridere, perché la rondine è il buon auspicio per i viaggi marittimi, per cui quelle quattro rondinine lì, rondoni, che uno va lì dice perché, li fece aggiungere apposta come firma, perché Becco è marina 27, e quindi io me lo sono sempre chiesto, c'è nell'araldica, cioè il simbolo è del buon viaggio marittimo, di augurio di viaggi marittimi. Quindi fatto l'omaggio a Becco per far capire, ammettendo che uno un giorno si arrivi, perché ci sono le rondine nei quattro terrazzini che non sono... sono sempre chiesto, adesso nella mia ignoranza infilosofica, ovviamente... No, però per dire, anche solo valorizzare le quattro, prendere un pennellino, uno di noi, con una scala, che c'è bisogno di fare. Io mi sono sempre chiesto, perché le rondine non un fascio? Credo che sia sotto i veri. No, ma ci mettevano di pochissimi. Non è vero, perché nei terrazzini qui, nelle case, molti sono stati rimossi. No, è stato rimosso. Ma non c'è bisogno di prendere i fumaggi. Ce ne sono di quella stazione dei fumaggi. Non c'è ancora, ma nei terrazzini qui, che hanno in fondo al terrazzo, nei due spigoli, ci sono due... Poi due sì, ma quelli non si fa, quelli per esempio i progetti di Florestano non ci sono, cioè era un interventore, capito? Perché ero lì e dovevano un po'... Però anche nella chiesa non c'è un processo, cioè hanno verificato dopo quelli che lo facevano. Una volta tu comunichi bene, forse qualcuno ti segue. Ma no, noi da vecchi impariamo queste cose qui, farite. Obiettivamente sono tecniche. Impariamo adesso delle rondine, abbiamo 56 anni, ci domanda se la comunicazione è stata fino ad oggi. No, però, è una cosa di nicchia. No, però, è un peccato perché tu... Molti studi sono stati fatti, però ti assicuro non una cosa di nicchia. Cioè, no, ma sono stati trasmessi alla popolazione. Perché non lo sa nessuno. Te lo dico perché l'ho cercato per una vita io, perché secondo me c'era una ragione, cioè non facevo nulla per caso, anche perché c'era discussione dei pagamenti, questa bolletta che non la volevo pagare, perché il cantiere era chiuso, no? E quello stanno di pausa, arriva il fenomeno da fuori e quindi non fugo tutto subito benissimo. E ci sono tanti dettagli che poi lui ha lasciato come segnali che vanno copri, cioè, potrebbe lasciare copri. Cioè, anche attraverso gli architetti, sì, perché prima c'è Di Fausto, poi c'è Valle e poi c'è Bazzani che finalmente si infila, perché Bazzani non si voleva, non lo volevano all'inizio. Bazzani era molto potente. Sì, ma non lo volevano all'inizio, a Santa Rosa non lo accettano. Questo è il consiglio di Roberto, questo è il consiglio di Romano Piazza. Cioè, io so come andare. Tante cose vanno piante per come vengono le persone, perché quella volta lì la piazza era piena proprio l'altra. Quindi più il consiglio comunale per l'Appio si è piena l'altra. Quindi forse ultimamente ce n'è abbastanza. Una regione così, però se fai in piazza, se mi posso permettere, le cose che hanno detto, ovviamente, e partecipano di più, qui non entra nessuno. No, capito, la prossima volta è per dire che alla base c'è il coinvolgimento della popolazione, altrimenti rimane una cosa di nicchia, che sappiamo, loro parlano meglio di noi perché sono storici, e noi esploriamo, ma fa ridere che io ho 56 anni impari queste cose. Però delle cose che ha detto secondo me ci sono cose che sono assolutamente, che non potevi sapere, come quella dell'impianto antisismico o anche quella delle rondine, che ha un bellissimo nervo, una bellissima storia, ma che diciamo siamo
tra virgolette, autorizzati a non conoscere, nel senso che... Però la cosa invece più triste di quello che ha detto è che, tanto per dire, per estrapolare e sintetizzare, al macello non ci va nessuno. Questo è brutto, perché tu ci vai anche solo per vederlo, a prescindere che poi anche lì ci siano mille cose da sapere. Perché quello che il museo urbano che hanno fatto e che è sicuramente interessante nella sua semplicità, però ti racconta alcune cose che non sapevamo e oggi sappiamo. Faccio un esempio per tutti: la scalinata che è a punta di freccia, non lo sapeva nessuno, oggi lo sanno tanti bardapiesi che possono raccontarlo ai figli, agli amici, però quello che ha detto prima è assolutamente spettacolare. Quindi bisognerebbe Mussolini, che conoscono in pochi, che sono le case di paglia fra la chiesa e il cimitero, sono le pater costruite con un progetto pater, che anche lì lo sanno in pochi, cioè sono rimaste pochissime. In Italia c'è il quartiere lì, appunto, ce ne sono 4-5, le altre sono qui a Predappio, poi alla Sicilia, poi in Africa, però per dire anche quel quartiere lì, quando lo raccontate, guardate che abbiamo fatto per i dirigenti delle Caproni, ah sì, ma quando l'hanno fatto, guardate, 39, pagato così, c'erano un po' più soldi, ne sono ancora lì, tra Villa Castello, no, quel suo... tra Villa Castello e Cimitera, sì, ci sono quella lì che ha la facciata semitonda con gli archetti, ci sono un paio di case cosiddette di paglia, c'è una pavimetria lì che... E sono case particolari, ad esempio nessuno va a visitare perché anche quelli che sarebbero da mettere... Hai fatto una brochurina su questo? Mi ricordo che tu ne hai parlato. No, beh, sono tanti gli spunti, sì. Certo, cioè, ma non ascolta, guarda, noi ti dico la verità, fino a che non abbiamo avuto... Perché io non sono tanto d'accordo con tutte le polemiche che sento stasera, perché io non sono mai stata chiamata in tutti questi anni a dire la mia opinione come stasera qui. Poi chi è voluto venire è venuto e chi non è voluto venire non lo sapeva verrà un'altra volta, però almeno si è cominciata a fare qualcosa. Onestamente ho portato una mia idea su nel Comune di Predappio, Vidinata, non mi ha mai risposto nessuno, quindi mi sembra che stiamo andando un pochino avanti rispetto a quell'atteggiamento. Però noi nel piccolino e anche magari con molta ignoranza, tra virgolette, perché magari non siamo... Però abbiamo cercato anche di fare qualcosa, però ripeto, tutte le volte che c'era una voglia di fare qualcosa ti tagliavano le gambe, anzi devi stare attenta che non ti mandassero controlli, cattiverie e compagnia bella. Quindi cominciamo dal futuro e via. Franco, volevi dire? Sì, io volevo brevemente. Dunque, quando tu mi hai mandato l'invito, recentemente hai steso l'invito a venire qui stasera, io non sapevo dell'argomento fosse, diciamo, di partenza la continuazione della pubblicazione che hai illustrato così dettagliatamente. Resto dell'idea che, come vedete, sicuramente fare una guida e dare degli strumenti indicativi, reali, di quello che è Predappio è utile e urge essere fatto. Anche perché, qui mi permetto, io avevo, proprio perché non sapevo l'argomento, riflettendo su come io vedo Predappio, soprattutto per quanto riguarda la sua dovuta valorizzazione, e parlo di una valorizzazione giusta, imparziale, che abbia, che dia spinta al paese, sul piano economico, sul piano turistico, perché non sul piano umano e culturale. Allora io penso che si debba distinguere due piani, tra un piano più, diciamo, culturale in senso stretto, e allora è sicuramente da valorizzare e da qualificare ancora di più la funzione di questo museo aperto della città. Quindi dico, si può fare anche coinvolgendo i giovani, il volontariato, comunque offrire, garantire almeno a fine settimana una visita guidata di qualità del patrimonio. E va fatto, cioè la continuità di questo servizio e la sua qualità. Altro punto, sempre in questo ambito, diciamo, molto culturale. Se noi dobbiamo trasmettere la memoria e dobbiamo coinvolgere i giovani, noi dobbiamo con molta serenità, per esempio, possiamo, e non costa molto,
fare un premio annuale riservato a due sezioni, una per la storia contemporanea e una per la storia dell'architettura, a due lauree magistrali, le migliori tesi magistrali. Diamo un riconoscimento, non dico nemmeno di dare un premio in denaro, ma un riconoscimento che, se sponsorizzato da giusti enti, sia veramente una pietra per il curriculum di chi si aggiudica in una di queste due sezioni il premio. E questo significa allora che Predappio comincia a coltivare la sua memoria coinvolgendo i giovani. E questo è un piano, e poi secondo me c'è la possibilità di fare anche delle iniziative tipo mostre, attingendo sia al materiale del territorio, ora non perché ce l'abbia accanto, ma Franco Nanni c'ha ancora tanto materiale fotografico utile a fare delle mostre, ma io vi butto anche una proposta, che in questa cornice meravigliosa di razionalismo, di modernismo, questa sarebbe la sede adatta, e c'è la possibilità di accedere, a fare una mostra sull'unica vera avanguardia artistica italiana, che è il futurismo. Futurismo a Predappio. Voi mi direte, non è tanta carne al fuoco, anche perché i costi sono ridotti, forse una mostra sul futurismo costa, ma pensate quanto è ricca la produzione futurista, si può anche fare periodicamente una biennale futurista dedicata a un diverso autore. E in questo paese sarebbe una cornice ideale. Accanto a questo piano, diciamo, culturale elevato, no? Passatevi. Nel silenzio di casa avevo pensato che, per esempio, Predappio, anche perché c'è un bel teatro, e non costa molto perché i film che superano i 50 anni non ci sono più diritti, fare una rassegna del film storico in ambito primaverile, dimostrando che in modo imparziale ci occupiamo della cinematografia che della storia contemporanea italiana si è abbracciato tutto il Novecento: fascismo, antifascismo, terrorismo nero e rosso. L'altro giorno guardavo in televisione il film Prima Linea con il bel Scamarcio, non perché guardassi lui, ma perché la vicenda è terribile, ed è un film meraviglioso, memoria del terrorismo ai giovani che non l'hanno conosciuto, che nemmeno per loro fortuna sono stati sfiorati. Io mi ricordo che nel 78, quando vivevo a Firenze, in modo palpabile ho sentito il terrorismo che stava in mezzo a noi fiorentini. Quindi una rassegna del film a primavera sarebbe, secondo me. Ma questo lo dico perché se noi, soprattutto attraverso i social, diciamo al turista: guarda, vieni sì a vedere i luoghi mussoliniani, vieni sì a vedere l'architettura, vieni sì a visitare il paese che fa tanto ancora discutere, Galli della Loggia ha ribadito il concetto che Mussolini è più che mai vivo da morto, più passano i tempi della sua morte e più vivo, lo dice, è una battuta di Ernesto Galli della Loggia, però qualcosa di vero c'è. Basta vedere l'abbondanza di libri che escono su Mussolini. Però dirgli anche, ti offriamo la possibilità che, se vuoi, ti vedi una rassegna cinematografica, oppure d'estate fare 5 manifestazioni, anche soltanto 3. Io ho pensato anche a un titolo, non erano solo canzonette, perché, cari amici, la musica, il jazz in Italia l'ha portato il fascismo. Di straforo, Gordy Kramer ha fatto una sorta di antifascismo musicale riproponendo ritmi americani proibiti dal regime nelle sue canzonette. Abbiamo avuto una tradizione, quindi dalla fine degli anni 20 fino agli anni 50, metà degli anni 50, ora questa è terra di grandi e piccole orchestre, che questo repertorio lo conosco. Fare delle manifestazioni estive che magari in 3 località, Predappio Alto, bellissima piazzetta, ragione l'amica che lo ricordava, Predappio Nuova e un'altra località, Rocca delle Caminate, perché io dico anche questo, cari amici, deve finire il tempo dei convegni altisonanti, che pure servono, ma non possono essere solo quelli a fare cultura. Noi dobbiamo soddisfare il palato culturale maggiore e minore di tutti: la musica è cultura, il cinema è cultura. E un'ultima che è quasi due cose ancora, che sono un po' più di contorno.
un mercato nazionale del cimelio storico, qualificato, del Novecento, che non esiste. Fa venire degli espositori qualificati, ed è facile reperirli, se tu, Luca, vuoi fare un giro in internet, subito li identifichi, che ce ne sono una ventina che sono qui. Qualcuno già viene a Predappio, noi l'abbiamo conosciuti anche alla mostra piccola. Quindi una mostra nazionale del cimelio storico. Perché dico questo? In funzione di un altro obiettivo, che se noi facciamo una manifestazione che vuol qualificare e far capire quanto, cos'è il vero cimelio storico, qual è il vero souvenir, noi dobbiamo avviare un confronto sereno con i rivenditori e dire: noi vogliamo di comune accordo che arrivate alla riqualificazione della vostra offerta e vogliamo che siate voi, ma date il prodotto di qualità, un souvenir di qualità in questo rilancio complessivo di Predappio, che vuol fare storia, vuole fare memoria in modo imparziale, giusto, equo e moderno. E poi l'ultima cosa che io mi è venuto in mente, anche questa non costa niente, Predappio è terra di grandi ristoratori. Io ogni tanto su certe riviste ho letto della locanda dell'Appennino, ultimamente ho trovato diverse segnalazioni sulla la taverna, quella tontola, degli artisti, trattoria, hai ragione, sì, anche perché la signora ci tiene la denominazione trattoria, quindi sono dei gastronomi bravi. Allora, voi pensate se interpellassimo i ristoratori della zona dicendo, ed è possibile, lì ci sono anche le fonti, ci sono anche dei libri, c'è anche un ricettario di Rachele Guidi, proporre nel loro menù dei piatti tipici, che poi erano in tutta l'Italia, degli anni 30. Il turista è libero di scegliere, però voi pensate, se noi offriamo quindi a chi viene a Predappio di dire: troverai l'enogastronomia tradizionale, ma troverai anche qualcosa di diverso, trovi delle occasioni di cultura, di spettacolo, di musica e canzonette, trovi anche, se ti interessa, il dibattito culturale di un certo livello. Ecco, io queste cose ve le porgo, le avevo elaborate solo perché non sapevo l'argomento specifico, siccome poi non è che negli ultimi tempi venga molto di frequente a Predappio, quindi ve le lascio come spunto, assolutamente, però queste erano alcune cose che avevo riflettuto, sulle quali avevo riflettuto a casa. Quindi materiale noi per rielaborare ne abbiamo abbastanza. Vabbè, questa dovrebbe essere la prima. Assolutamente. Ci rivediamo, no? Sì. Sai qualche volantino in più, perché si non parla. Sì, perché ignorantelli che non presenti. Faremo una pubblicità diversa e rielaboreremo un po' tutte le informazioni per arrivare anche a chiedere anche prima del prossimo incontro consigli anche su come procedere, perché sicuramente cambiare passo è nell'ottica di tutti noi, cioè cambiare passo qui a Predappio, riuscire a farlo senza vergogna e senza, anzi, mostrando quello che realmente Predappio vale, l'architettura, la storia, l'enogastronomia, tutto quello che c'è, senza veramente vergogna. Un altro pallino da informatico mio, piacerebbe che un giorno uno quando scrive Predappio su Google ci trovasse qualcosa di diverso che i soliti video visti e rivisti, le solite notizie sulle magliette o le interviste ai venditori di souvenir. Perché per trovare una vera informazione su Predappio bisogna scorrere pagine. Scusami, una cosa che vale tengo, anche perché l'hai nominato tu poco fa. Se si potesse realizzare quel premio per due tesi di laurea, tu l'hai nominato, io credo che sarebbe giusto questo premio intitolarlo da Donazzoli. Predappiese dimenticato, immeritatamente, e devo dire che mi è capitato recentemente all'archivio centrale dello Stato di trovarmi di fronte un manifesto che diceva che a Latina si sarebbe svolta una manifestazione in ricordo di Adone Zoli, quindi bevuto un magone. Sì, dovrebbe essere qui. Su questo fatto hai completamente ragione, vale? Perché fra l'altro io, mi è venuto in mente adesso, te l'hai ricordato, sono stato, no,
sono nato qui, quindi ho frequentato le scuole elementari a Dolezzoli. Io credo di aver saputo chi era Dolezzoli a 20 anni, nonostante che scrivevamo scuola elementare a Dolezzoli, però in realtà sto a Dolezzoli per i bambini e i ragazzini, almeno allora, adesso non lo so, è rimasto una figura così, un nome. Tra l'altro questa cosa di Dolezzoli mi ha fatto venire in mente che Predapio c'ha un altro primato, che è quello che ha il, adesso non lo so dire bene perché c'è un calcolo, ma maggior numero di primi ministri, non sarà battibile in nessuna parte del mondo con due primi ministri in rapporto alla popolazione. Due primi ministri con una popolazione di, diciamo, 5.000 abitanti. Il paese che ha più alloggi popolari, no, con proporzione alla popolazione. Avete lavorato da 10 anni, no, non ci possiamo incontrare, no, almiamo da, anche perché 10 anni non ci arrivano, non ci lasciamo stare, siamo i primi 5 adesso, assolutamente. Spero che arrivino a 10. L'idea, intanto ce lo siamo provati a dire, l'idea è di cercare di cambiare in meglio, dov'è possibile, quello che è stato fatto fino adesso. Noi l'intenzione l'abbiamo, abbiamo cominciato, anzi, qualcuno ci ha anche detto che andiamo troppo di corsa su certe cose, perché la macchina poi in realtà, venendo tutti da un'attività privata più o meno, abbiamo tutti un passo diverso da quello che poi è comunque la macchina comunale che si deve venire dietro. Ci siamo mossi e l'intenzione è di muoverci nella direzione di cambiare quello che è possibile cambiare e cambiare anche l'impostazione di certe cose. Questa è dimostrazione, la serata è stata gradevolissima, perché tanto bisogna cominciare a parlare per focalizzare le cose, perché le idee, per quanto sia il gruppo, la giunta di 5, il consiglio di 12, il nostro gruppo di 20, insomma, però è sempre bene allargare e tenere i contatti con tutti, perché questo è quello che vogliamo. Quello che un po' mi dispiace è che stasera, vedendo le persone, non è dei numeri, è della tipologia, no? Non c'è nessuno dell'altra parte. Ecco, questo è sintomatico. Gli eruditi non si sono presentati, perché o sono troppo eruditi o comunque non ci dicevano neanche stare. Bisogna dirlo però. Anzi. Ti invito a scriverlo, ieri sera abbiamo fatto in amicizia, non scrivere cultura, sì, non si presenteranno fino a 6 mesi prima delle prossime elezioni. No, ma io non parlo di cultura privata, non in generale, capito? Perché io ti potrei fare nomi di persone che potevano tranquillamente venire, che non, ma che non sono venute. Però iniziamo e cerchiamo di lavorare bene, e come io dico con gente che mi dice vicina, dice complimenti, no? Io non ti ho votato, però complimenti, eccetera, di guarda, noi lavoriamo perché tu la prossima volta ci possa votare. Quindi è la stessa cosa che diciamo chi non è venuto per motivi personali, noi stiamo lavorando, cerchiamo di confrontarci con tutti, sperando che la prossima volta qualcuno in più venga, perché l'apporto di tutti, qui non si vuole riscrivere la storia, non si vuole cambiare, no? Vogliamo fare le cose per il bene del paese, l'apporto di tutti è positivo, è gradito, è voluto, è benvenuto, questo è il discorso. Questo è quanto. Ringraziamo tutti per quello che ci avete portato, poi speriamo di essere in grado di trarne il giusto giovamento. Grazie a Luca che si è messo in quest'opera, perché è stato lui l'autore dell'inizio, che ha messo in moto questo volano che spero che cominci a girare più velocemente. Grazie.